Capitolo 4. La legge di Murphy. Little Italy, 11 febbraio 1945. Oh Gesù. Bene, birra al mattino. Josa scrivere. E chi lo sapeva? Abbiamo un altro lavoro. Qualcosa di grosso. Portati un ferro e dei grimaldelli. Incontrati con Joe da Freddy. Porta una pistola e grimaldelli. Vabbè, dovrei già averli nell'inventario, giusto? Vestiamoci. Qui non sono permessi armi. Vabbè, comunque dovrei già averli nell'inventario. Vabbè, raggiungiamo Joe da Freddy. Vediamo, dov'è? Lontano? Ah no, comunque è vicino. Vabbè, ma io sono un ragazzo, sono pigro. Vado con la macchina. Oddio, è messo un po' maluccio. Però, vabbè ragazzi, per adesso arrangiamoci. Poi la dobbiamo portare dal carrozziere. Ah ok, Freddy è il bar. Allora, eccoci qua. Solito tavolo. Ah no, sarò qui giù. Buonora. Ma dove sei stato? Ha letto tutto il giorno. Ehi, me lo merito un po' di riposo dopo l'ultimo lavoro, no? E cosa le porto, signore? Un caffè. Solo quello che mi deve. Solo errore. Ma vedrai che quando lo scopre Alberto sono cazzi amari per tutti. Puoi credermi. Allora, ho sentito che non ti è andata bene stanotte. Non è stata colpa mia. È stata ieri. Ehi ragazzi, fate i bravi. È un giro d'affari rischioso. Se non vi piace potete sempre andare a spaccarvi la schiena giù al porto. Scusa Eri, stavo solo rompendo le palle. Per stasera allora? Tutto a posto per quella cosa che dicevo ieri? Ora lo sapremo. E sono 2 mesi di troppo. Che cazzo? Voglio i miei soldi. Cazzo, vedo che gestisco un istituto di carità. Taglio, ora. Chi era? Non ti deve interessare per ora. Bene, sentite, c'è uno che deve dei soldi al boss. Ci ha aperto una gioielleria e non glieli sta ridando abbastanza in fretta. Stasera riscuotiamo il pagamento. E in gioielli? Più un piccolo extra. Joe, aggiornalo. La gioielleria è nel centro commerciale in mezzo alla città. Di notte non ci sono guardie. Dobbiamo solo forzare la porta ed entrare. Tu capisci? Capito. Sembra un po' troppo semplice. Perché è semplice? Ma perché cazzo deve essere tutto così complicato? Già, con te? Parli tu che non sai cambiare una lampadina. Non preoccuparti, ho pensato a tutto io. Ho le divise di una compagnia telefonica. Facciamo finta di aggiustare qualcosa. Va bene, andiamo. Ok, gli rubiamo tutto a quello stronzo. Dobbiamo solo aspettare che faccia buio. 2 ore dopo. Ok, vai al centro commerciale con Joe e rapina la gioielleria. Allora, la gioielleria è qui, impostiamoci la meta e andiamo. La macchina dove sta? Qui. Dai Joe, vieni, anche se la macchina non è nelle migliori condizioni, però fidati, funziona. Ehi, ancora. Allora, come è andata a porto? Vuoi dire con Derek? Già, è un orsano, vero? Ti ha dato il lavoro? Sì, ho dovuto ripassare dei tizi, ma è la robetta. Quei poveracci proprio come ha fatto con mio vecchio. Non eri costretto a farlo, non è che ti ha forzato a lavorare per lui, no? Mia mamma quasi l'ha fatto. Smettila di frignare, stai in contatto con Derek. Credimi, ha lavori migliori che spremere quelli del corpo. Ma chi è? Ti sta sul cazzo, è rosso? Andiamo di fretta, Joe. Non pensavo che fosse così ligio al codice stradale, complimenti. Guarda che non siamo a Indianapolis. Oh, calmati, vado di fretta. Ma aspettate, i sottotitoli perché non escono? Di noi si sono disattivati. No, ci sono. Boh. Vabbè. Ok, giovane, se magari si toglie. E togliti. Allora, la gioielleria dovrebbe essere questa qui.
Tutto fin troppo semplice. Ma che minchia succede? Dai, ragazzi, gli sbirri saranno qui a momenti. Muovetevi! Brian fottuto O'Neill. Cosa cazzo succede? Pazzo irlandese, che cazzo stai facendo? Barbaro, brutto stronzo, che cazzo stai facendo tu qui? Siete in ritardo, non è rimasto niente per voi. Fanculo, grassone. È la nostra rapina. Se volete uscire di qui tutti interi, è meglio che ci date tutto quanto. Sì, il cartello non lo dicevo che questo posto è di Brian O'Neill. Altrimenti mica lo rapinavo. Segnalato al centro commerciale Westside. Rapina in corso. Auto 54, ci siamo. E vi suggerisco di sparire prima che arrivano gli sbirri. Ah, cazzo! Bacia il mio culo, però! Uccida le palle! Imprevisti del mestiere. Dobbiamo levarci dalle palle! Che cazzo state aspettando? Esci dal centro commerciale, segui Joe. Brian, che facciamo con gli sbirri? Avanti, andiamocene di qui! Vai, Joe, ti seguo! Merda! Sbirri! E quindi? Vito, l'ho aperta! Andiamo! Calmati! Dai, Joe! Guardami le spalle mentre apro la porta! Tienimi lontani quegli soldi! Se sono quasi! Tieni la bada ancora un po'! Vabbè, ci pensa la polizia tanto. Vamo, brutta stronza. Ok, fatti. Andiamocene di qui, Vito, dai. Fermi, polizia! Non avete scampo! Ma stiamo salendo, non stiamo scendendo, giù. Che via di fuga c'è da sopra? Cazzo! Merda, strada chiusa! Ma va? Copri giù mentre apre la porta. Vabbè, tanto non c'è nessuno. Ah, ok. Dobbiamo passare per forza di qui. Avanti, Vito, muovi il culo! Ma se sto dietro di te? Sei impazzito, cazzo, è coperto di ghiaccio. Se scivoliamo, siamo morti. Non abbiamo scelta, io in galera non ci vado. E quindi? Dobbiamo andare di qua? Aspetta, sistemo questo. Ok. Minchia, se cadiamo di qua, so dolori. Porta qui il culo! Ma che minchia aspetto, l'invito del cazzo! Eccoli, sparate! Merda, sta attento! Ci è mancato poco. Già, credo di essermi cacato addosso. Dove sono finiti? Devono essere passati di qui! Fanculo, non mi pagano abbastanza. Minchia. Da questa parte, di qui forse arriviamo in strada. Comunque ragazzi, Joe è un personaggio davvero carismatico. Merda, sbirri! Fermi, polizia! Non avete scampo! Ok. Sono finiti? Dove è andato giù? Oh. Magari mi avvisi che ti allontani. Ci sono qua. Tieni la bada ancora un po'. Andiamocene di qui, Vito, dai. Segui giù dalla scala antincendio. Pierre non ci crederà mai, cazzo. Stupide bastardi. Andiamo. Guarda, Joe, però secondo me, se vado da solo, forse è meglio. Tu
Tu fai solo casini. Fanculo, Spiro! Non ho fatto niente! Irlandese, questa grandissima minchia. Che era quello? Brian O'Neill, pazzo scionzo irlandese, non troppo brillante, di solito fa lo scagnozzo. Non credo fosse lui il cervello dell'operazione. Merda, gli sbirri, via dalla luce! Andiamoci! Tranquillo, dammi la borsa e mi libero io della roba. Va bene, amico, ci vediamo a casa. Cerca di non farti beccare mentre torni. Ci provo. D'accordo. Allora, dobbiamo evitare le strade. Casa mia, Mizzica, è abbastanza lontana. Ma la macchina, tipo, la posso recuperare? Ne dubito. Vabbè, ragazzi, piano piano e cerchiamo di arrivare. Magari posso provare a rubare un'auto di queste. Merda. Ok. Ok, andiamo. Dai ragazzi, ci rivediamo direttamente a casa. Perfetto ragazzi. Con l'auto rubata siamo riusciti a passare inosservati, anche perché come vedete sull'icona del display la polizia cerca me, non cerca la macchina. Quindi non ci fa caso a noi. Adesso tranquilli, torniamo a casa. E la prima cosa da fare è assolutamente cambiarci d'abito in modo tale da non destare sospetto e quindi poter circolare per Empire Bay senza che nessuno ci dia fastidio. Allora, questa è la casa di Luigi. Ho sbagliato. Wow, l'avete sentito? Era un tuono. Sta diluviando. Va bene. Apriamo, cambiamoci vestito. Perfetto. Giù, come al solito, non ci sta. Ok. Va bene, ragazzi belli. Io direi di salutarci qui per quest'altro episodio. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like e a commentare. E mi raccomando, se volete, condividete anche il video, che a me fa davvero tanto piacere. Un saluto da Misa Ragaret. Ciao, voglio!